Ora funziona. Sono finito. Allora, l'assessore Cucinelli ci ha chiesto di presentare un aggiornamento del progetto Banda Larga, che posso già dire, vabbè, voi sapete la storia del progetto, quindi adesso non sto a farvi tutta la cronistoria. Sapete che ci sono due interventi, uno finito da tempo, che è quello che riguarda tutte le frazioni dei comuni a fallimento di mercato del Levante, e uno che si sta concludendo in questi giorni, che riguarda le frazioni del Ponente. Poi ci sono state due integrazioni, la prima e la seconda, che hanno completato una serie di comuni che per varie ragioni erano a fallimento di mercato e che non erano stati segnalati prima. Posso dire che siamo quasi al completamento di tutti e tre, cioè l'intervento principale dei due accessori, quindi al 97% fondamentalmente della copertura, e questa che vedete lì anche rappresentata fisicamente è la situazione dell'intervento regionale. Chiaro che ciò non significa che quello che vedete lì è la copertura della banda larga totale in Regione Liguria, quindi quella anche degli operatori privati, ma è quella, sono il diagramma dell'intervento regionale, dove nelle aree verde scuro potete vedere zone interamente coperte con l'intervento regionale, che quindi non sarebbero state coperte in nessuna frazione. In quelle in verde più chiaro, in quelle in verde più chiaro, ce l'avete anche lì, sì, nella presentazione banda larga, a pagina 8. Quindi dicevo, nelle zone verde più scuro sono i comuni in cui completamente. L'ha fatto un ottico, l'ha fatto. Infatti abbiamo fatto la zero lì, no? Abbiamo la cartina gigante, perché sennò è praticamente impossibile leggere. Ma però verde scuro. Allora, in verde scuro ci sono i comuni coperti interamente dall'intervento regionale. In verde chiaro i comuni che sono, in cui ci sono alcune frazioni coperte dall'intervento regionale, ma le altre erano coperte dagli operatori privati, quindi ci sono anche comuni, per capirci, della fascia costiera, dove solo alcune frazioni hanno avuto bisogno di intervento, e quelle, diciamo, in marroncino sono quelle che, dove non c'è stato intervento regionale e che sono raggiunte da operatori, fondamentalmente. Poi, in cartellina, quindi non si legge, in cartellina trovate l'elenco a tabella, diciamo, di tutte le frazioni coperte. Ecco, se fate da seguire un po' questo, ci capiamo. Esatto, completo. Sono quelle che sono illeggibili in questa. Sono quelle che sono illeggibili nella cartina e che qui trovate rappresentate in maniera esplicita, frazione per frazione. Asterisco cosa vuol dire? Dipende da qualche riferimento Istat. Non c'è, dico se lo vuoi pubblicare su un post, se riesco non è spiegato. Che non sia l'indicazione del capoluogo, lo cancelliamo. Perché Taggia sembra difficile che sia un fallimento di mercato, per
vantaggia è tutto a fallimento di mercato. Non è una tassa dichiarata così. Ha messo in mano. Dico, si è messi male, i cittadini. No, ma volevo metterla su Facebook, faccio un post. Non l'ha senza scrivere, però diciamo Michela anche costumato. Sì, va bene. Allora, abbiamo anche qualche dato, diciamo, di tipo tecnico interessante, cioè il fatto che con gli investimenti anche diretti dell'operatore concessionario è stata aumentata la velocità della rete negli anni, nel senso che la rete parte come una rete a 2 megabit e adesso stanno cominciando, visto che è stata progettata in maniera estensibile, perché se l'operatore investe può aumentare la velocità, fondamentalmente adesso stanno installando a 20 megabit. Scusate, ma tutti quei programmi che abbiamo toseato, quello vecchio, quello nuovo, poi c'è l'ultima aggiunta di un anno fa. Questo è tutto sommato, siamo al 97%. Mancano pochi siti di copertura. Però sono già qui dentro. Questo è l'elenco completo. Quelli che mancano sono compresi qui dentro. Quelli che mancano sono compresi qui dentro, mancano solo dei siti di copertura. Quindi la notizia sarebbe che si va completando il programma, che è giunto al 97%. Sì, perché, ma mancano tecnicali che non possono, diciamo, solo migliorare lo stato di copertura, però oramai comunque sono raggiunto. Il 97% è dato il fatto che non possiamo fare il collaudo generale perché ci sono alcune cose che mancano, per esempio dei pozzetti sulla fibra ottica, cose di tipo attività di tipo edilizio, ma la rete funziona. Abbiamo fatto un po', anche per dare un'idea, questa slide che potete vedere, in cui in un giorno... La numero 9, abbiamo la allora, dei dati informatici. Per poterla mettere bene sul sito, eccetera, fatemi due modifiche, poi manderete il programma PDF. Una, togliete gli asterischi, e l'altra, ho visto che in alcune pagine sono scritte in minuscolo, siamo tutto allo stesso modo. Vi fate pregare su queste cose, ragazzi. Grandissimo correttore di voce. Pregare su queste cose. No, ma è 10 anni che lo conoscete. C'è un motivo, eh. Ma dico, è 10 anni che lo conoscete. Che c'è un errore, non è un errore, c'è un motivo. È vero che c'è un motivo, basta. Sinceramente non me lo ricordo. Però motivo c'è, motivo c'è sempre. Se ti dice che c'è un motivo, in questi casi bisogna sparare con decisione, sì, senza c'è un motivo. Titubanza, un motivo falso. Modello Berlangieri, la sede del comune. Invece quelle altre le mettiamo giusto uguali, così lo scoprirò. Da fare la tombola con Berlangieri, no, oggi è anarchia. Ecco, invece è interessante, perché una cosa che secondo me è molto interessante è capire se la rete è utilizzata. Pagina 9 rende bene l'idea. Avendo speso quanto? 25 milioni. Sì. Se guardate la slide numero 9. 25 è la cifra giusta, c'è scritto? No? Circa 25. La cifra esatta c'è nelle slide, c'è una slide che dice... Pagina 9. Pagina 9 invece vedete il numero di bit che girano in un giorno sulla rete. Non so neanche pronunciarlo, quanti di là. Però abbiamo fatto una verifica di a che cosa equivale. 86.400 miliardi. Sì, di bit, quindi... equivalgono a 11.000 film al giorno, che sono più o meno quello che, giusto per fare un esempio, in tutte le sale cinematografiche esistenti in Italia viene mandato in visione, che è come il contenuto dell'Apple Store. No, sono gli giustificati investimento, ma infatti lo sapevo. E circa 20, a questo qui scusa l'interruzione, ma sono solamente nei comunelli questo su tutta la rete, tutta quella che detiene. C'è il traffico che gira in un comune. Sì, c'è qualcosa sulla porta. Ed equivale a 4 volte di tutti i volumi presenti nella Biblioteca Nazionale di Firenze per ogni giorno. Sono numeri... Il finanziamento è a pagina 5, guarda. Interessante.
faccio questa cosa ben fatta a metà settimana. Ora rimane un problema serio, che Infratel si è infrattata. La verifica è l'ultima slide e i dati sono un po'... Pagina 12. Poi in cartellina avete l'elenco proprio di tutte le installazioni Infratel che ci è stato comunicato, con l'indicazione se è attivo e se è installato. Ecco, vedrete che la gran parte ha un Q2, che vuol dire secondo quarter. Secondo quello, finiranno questi interventi o no? Partiamo dal fatto che in questo momento hanno acceso il 4,5% dei siti che dovevano finire entro marzo. E quindi potrebbero finirlo, ma molto più tardi. Tra l'altro purtroppo hanno una pianificazione basata sul GPS e non sulle frazioni, quindi l'elenco che c'è in cartellina non è facilmente paragonabile a quelli di cui... Cos'è quello secondo? Questo? Sì, cioè, sì, quello bianco. Cioè ci sono le coordinate di dove mettono il sito sostanzialmente, quindi la copertura non è deducibile a livello di frazione, ma solo di territorio. Bisognerebbe organizzare un incontro al MISO, dove sta a testa di questo punto. Esatto. Magari raccontaci un po' il nome dei dirigenti, così avete fatto sapere voi. Lei è il dottoressa Lena, lei è il direttore di Infratel, si chiama 156 euro a bit. Quanto? 3.456 euro a bit. Nel senso che se in un giorno l'investimento, su un giorno ha avuto un costo di 3.456 euro, visto che dura molti giorni. Wi-Fi. No, poi c'erano alcune piccole cose da dire. La situazione di San Fruttuoso di Camogli. Sì, allora San Fruttuoso esatto, finalmente abbiamo avuto via libera dalla commissione del parco, da parte dell'ente parco, manca ancora la sovrintendenza, che però ci hanno detto essere allo sgoccio, la cosa che è stata valutata positivamente. A quel punto mancano 10 giorni di lavoro per fare il lavoro. I mesi di permessi per 10 giorni di lavoro. Sì. E poi abbiamo messo anche un appunto, siccome era un problema storico su Valvarena e Crevari, giusto per ricordare che il Comune di Genova ha scritto alla regione che si occupano loro sia della Valvarena che di Crevari. In realtà nella Valvarena c'è una frazione che deve fare anche il Infratel. Però diciamo che l'accordo che il Comune di Genova ha fatto ufficialmente con gli operatori, in particolare in questo caso con Telecom, prevede proprio tra le aree la risoluzione del problema di Crevari e della Valvarena. Avendoci scritto ufficialmente ed essendo il Comune di Genova non un attuale fallimento di mercato, credo che sia la migliore soluzione possibile. Passiamo al Wi-Fi. Allora, abbiamo pensato che fosse opportuno, anche per una serie di concomitanze, presentare insieme alla banda larga anche il progetto Liguria Wi-Fi, perché di fatto ne costituisce una prima felice applicazione, perché grazie all'infrastruttura della banda larga è possibile adesso inserire il Wi-Fi pubblico anche in comuni dove non ci sarebbe stata la possibilità, perché non c'era proprio la connettività. Il progetto Wi-Fi è un progetto che è nato diciamo poco tempo fa, che ha avuto uno sviluppo molto interessante e oggi fa il suo salto di qualità, perché siccome è un progetto aperto che federa e integra reti esistenti oltre a realizzarne di nuove, noi abbiamo lavorato molto per integrare i comuni che avevano già un Wi-Fi, in modo tale che il cittadino potesse collegarsi e registrarsi una prima volta, che ne so, nel comune di Sori, e poi arrivare a Genova e poter con lo stesso utente, senza registrarsi di nuovo, navigare a Genova. In più abbiamo lavorato perché, federandoci con reti nazionali come Free Italia Wi-Fi, federazione attiva, adesso lo stesso cittadino che ha l'utente di Liguria Wi-Fi può andare a Roma e, inserendo nome utente passo di Liguria Wi-Fi, entrare nel Wi-Fi pubblico del Comune di Roma. Questo tipo dovrebbe essere dal 1 marzo, il Comune di Genova si integra con Liguria Wi-Fi e quindi noi ci ritroveremo anche i 190 hotspot del Comune di Genova che sono indicati
nelle slide. Adesso per diciamo fare la presentazione. Partiamo da pagina 2. Allora, riparto da pagina 2. Locali hanno chiesto di partecipare, giusto? Allora, attualmente noi abbiamo fatto tutto un processo che prevede che il comune manifesti l'interesse e poi faccia un impegno formale, perché poi i costi. Santa Comune dove non c'è Genova, oh sì. No, non c'è Genova perché è attivo da domani, diciamo da dopodomani, da domenica. Attualmente sono 60 comuni, 126 access point, cui vanno aggiunti da domenica i 190 dei comuni di Genova. Dove? La seconda, terza slide, vabbè, avete dei dati sull'utilizzo, con anche qua abbiamo cercato di dare una misura dell'utilità ed è veramente impressionante perché sono partite in poche realtà inizialmente, ma subito abbiamo avuto un notevole mole di dati. Ci sono 160.563 connessioni, 97.179 utenti, 107.000 ore di utilizzo, 7,7 terabyte di dati in download, equivalenti anche qua a 75 milioni di pagine visitate, 3 milioni di foto, 209.000 video in streaming da 10 minuti. Sono stati regalati 107.000 ore di traffico. Esatto, con l'investimento qui i cittadini hanno potuto soffrire di questo. Come vi dicevo, il progetto è fatto in modo da avere uno sviluppo con un investimento regionale che copre le aree dove di nuovo non era disponibile, quindi con un criterio di un certo tipo nei confronti dei comuni che avevano o una particolare rilevanza turistica o comunque una certa difficoltà a svilupparlo. Però poi si integra e federa con tutte le realtà che già avevano fatto i propri investimenti. Non solo, adesso stiamo lanciando in questi giorni sul sito, sarà pubblicato credo oggi, sul nostro sito regionale, una manifestazione di interesse agli operatori privati che fanno Wi-Fi per federarsi, cioè noi diamo la disponibilità a chi non so, fa questo lavoro professionalmente, quindi vende servizi ad alberghi, a esercizi commerciali e così via, e di potersi federare, permettere ai propri clienti di federarsi con la rete Wi-Fi, per cui se in base agli accordi che si stipuleranno un utente di Liguria Wi-Fi potrà poi andare in un albergo che ha un altro gestore che si è pagato lui, ma per poter connettersi con il proprio utente di Liguria Wi-Fi. Quindi ampliamo poi l'offerta, diciamo, dell'unicità del portale, dell'utente e così via, anche all'operatore privato. Penso passo un attimo la parola a Roberta Migliotti, il mio vice dirigente, che poi è responsabile regionale del progetto, che prosegue nella presentazione. Brevemente, vediamo le programmazioni attive, quindi cosa vuol dire l'ingresso in Free Italia Wi-Fi. Direi che il numero, appunto, i numeri che vedete sulla destra in basso sono già abbastanza significativi. Ancora di più se si guarda la cartina nella quale si vede che gli hotspot, quindi le federazioni già attive presso Free Italia Wi-Fi sono importanti, ma anche quelle previste attraverso la piattaforma Guglielmo, che è la piattaforma che noi stiamo utilizzando in quanto risultata vincitrice della gara, ci danno una potenzialità di 3 milioni di utenti registrati sul territorio, quindi decisamente le potenzialità sono alte. Abbiamo anche delle federazioni che sono nativamente create dalla piattaforma con degli operatori esteri, quindi questo è molto importante per il campo turistico soprattutto, oppure per chi viene in Italia per lavoro da paesi diversi, perché con il proprio utente AT&T, Boingo, Trustiv può già accedere alla nostra rete in maniera trasparente. La slide successiva è riferita a una fotografia della situazione del Wi-Fi nelle aziende sanitarie che è stata identificata negli anni scorsi e quindi qui vedete che l'ASL 1 ha attivato la propria rete Wi-Fi ed è stata già federata, quindi significa che con queste credenziali se io vado in A1 posso entrare e viceversa con l'utente che ho preso presso la rete da 1 ho la possibilità di andare sulla piazza di un posto più in
briccato possibile comunque continuare la mia vita. Per quello che riguarda la ADN2 abbiamo un processo di realizzazione della rete che è stato detto in corso, e però abbastanza, la carenza di applicazione è abbastanza breve, si prevede il... Pagina dopo, presidente. Pagina? No. Però delle... Ah, ecco, dai, questo mi interessa tanto. E quindi anche lì hanno comunque comunicato ufficialmente ieri la disponibilità ad aderire al Wi-Fi, quindi nel momento in cui parte dovrebbe partire anche la federazione. Le ultime sono tre, siamo le prime. Sì. Martino ha comunicato che entro l'anno dovrebbe attivarsi e intenzionato ad avere due Wi-Fi. La 3 ci ha comunicato che attiverà due reparti entro il 2015 presso l'ospedale di Lascassi e successivamente prevede l'attivazione dei restanti prestiti. Ha dato anche formalmente la disponibilità ad aderire alle due Wi-Fi. La svolgerà già, la S2 ce l'ha praticamente da un mese, il prossimo mese. Il Gasini in realtà ce l'ha già, è parzialmente federato, nel senso che è federato soltanto in una direzione, ma adesso la federeremo in due direzioni, nel senso che attualmente com'è? Deve dare il Gaslini direttive al proprio operatore WISP affinché apra il proprio rubinetto e accolga il nostro caso. La carriera ce l'ha, perché comunque bisogna integrarsi, e anche l'Angelico sono tutte due in realtà che hanno. Bene. Ah, parlando di federazione, da qualche giorno, non so se avete fatto caso, sicuramente no, perché voi non utilizzate la rete ospiti, ma i nostri ospiti all'interno dei centri regionali possono collegarsi alla rete ospiti attivando l'opzione Liguria Wi-Fi, e quindi se si sono registrati presso la rete Liguria Wi-Fi possono entrare con le loro credenziali. Quindi abbiamo di fatto federato la nostra rete interna per gli ospiti con Liguria Wi-Fi. Quindi se volete detto ai giornalisti o altro, ovviamente questo sarà più significativo nel momento in cui entra gente. Quindi diamo la stampa oggi, sì? Tantelle, sì, no? Possiamo dare. Non siamo bloccati. Ci andiamo a vedere. Sempre parlando di federazioni, quello che diceva prima il dottor Avegno, oggi pubblichiamo sul sito questo bando per la manifestazione di interesse da parte degli operatori WISP. Abbiamo approvato degli schemi che abbiamo già anche fatto vedere ad alcuni operatori per capire se dal punto di vista tecnico ci fossero eventuali correzioni e aggiustamenti, quindi non ci aspettiamo delle osservazioni. Di fatto, come abbiamo fatto online la manifestazione di interesse per i comuni, andiamo, non so, la mascherina la mettere online, tutto avviene via rete, poi contatti telefonici per sottoscrivere i reciproci accordi e partire aprendo i rubinetti da una parte e dall'altra e potendo parlare. La conseguenza pratica di una cosa del genere io l'ho già sperimentata, perché per esempio noi non abbiamo fatto un accordo, non so, con le poste per avere il wifi nelle poste, ma io l'altro giorno ero qui alla posta centrale, mi sono connesso alla rete wifi e essendo la stessa rete di wifi sono entrato con la mia password di rete wifi, non mi sono dovuto più registrare alle poste, automaticamente mi ha riconosciuto e mi ha fatto entrare con la rete wifi. Quindi ci sono ambiti più ampi rispetto a quelli. Vedo che con Genova noi andiamo oltre che alla doppia, no? Da 126 sì, sì. Andiamo a 300, questo quando avviene? Domenica? Sì. Lo switch off dovrebbe esserci domenica, il passaggio è un passaggio che riguarda la loro rete, perché anche con questa noi facciamo un'integrazione, ma sono loro a gestirla. Vorrei sottolinearlo. Il vantaggio è che uno c'ha una password unica, in sostanza. Esattamente. Si può scrivere a 20 miglia e va a dire la funzione. Comunicativamente noi abbiamo creato un logo, che è questo qua, un logo fatto in regione in casa, che è registrato e ma è registrato e noi lo stiamo diffondendo, diciamo, sulle pareti e in giro per la Liguria e anche a Genova,
metteremo questi cartelli. Ogni logo ha sotto una personalizzazione con chi è finanziato, chi rispondeva ok, e il logo della regione del comune. Vabbè, diciamo che da domenica si integrano le due reti e sono oltre 300 punti a domenica. Ma quanto si arriverà, grosso modo? Allora, l'obiettivo è questo delle prossime attivazioni, il nostro piano di lavoro prevederebbe di attivare le azioni per 198 aree wifi e quindi di raggiungere 120 comuni entro il 2015. 120 con 500 postazione, hotspot. Qualunque operatore che deriverà ci porterà in notte magari centinaia di altri per crescere esponenzialmente. Diciamo i 500 sono quelli che stiamo attivando noi con comune, eccetera. Poi ci sono le slide che ci ha fornito il comune di Genova e con il dettaglio della loro capacità di fuoco. E da ultimo prospettive per un Ligure Wi-Fi 2.0, quindi la possibilità di integrazione con servizi di protezione civile per poter avere anche dei servizi push che raggiungano l'utente a seconda dell'area in cui si trova, con degli sms con tramite la connettività Wi-Fi per avvertirlo, per esempio, che in quell'area c'è, può esserci un evento di allerta in essere una, sì. Una, è una delle cose che stiamo, sulle quali stiamo ragionando. E poi la messa a disposizione tramite app di informazioni, qui abbiamo citato socioculturali piuttosto che sanitarie, da parte dei comuni, quindi per poter avere un ulteriore canale diretta. Sì, perché c'è da dire che diciamo, il progetto prevede anche la realizzazione di un portale di una cosiddetta di una pagina dove atterra l'utente quando entra, che è diversa, che è standard ma è personalizzata in tutto il comune. Quindi se io entro sul comune di, nell'hotspot di acqua di Olmo, dove sono fatto la comunità, entro sulla welcome page del comune di Nerone e così via. Per cui i comuni poi c'è un set di servizi comuni, non sanno dei link all'orario trasporti, al sito del turismo, e poi possono personalizzare informazioni relative ai propri servizi a seconda di quello che il comune può offrire. Questo è interessante per il turismo. Una cosa molto bella che potrebbe essere un'occasione di sviluppare progetti e di ottenere fondi è quella di contatti che abbiamo avuto con strutture omologhe del Departamento di Nizza e della Regione PACA che sono interessati a fare un progetto trasfrontaliero di interconnessione delle regioni. Questo dal punto di vista turistico potrebbe avere una certa rilevanza perché noi potremmo riuscire a permettere all'utente nostro di entrare nel wifi francese e viceversa, ma anche al francese che entra nella welcome page del comune di Mentone di vedere che intorno, che ne so, a 20 miglia c'è una manifestazione culturale, cioè quindi incentivare la mobilità trasfrontaliera. Quindi noi stiamo lavorando e andremo in Francia a breve per questo progetto, cioè per costruire dei progetti comunitari per il tipo trasfrontaliero sul wifi e sulla banda larga. C'è interesse anche all'interconnessione fisica delle reti a banda larga, cosa potrebbe essere un'ambizione, anche che potrebbe avere delle ripercussioni interessanti dal punto di vista infrastrutturale, perché a Sofia Tipolia esiste un importante nodo della rete internet mondiale e noi potremmo abbastanza facilmente interconnettere la nostra data center, quindi le nostre reti, al nodo di Sofia Tipolia, creando così anche una politica diciamo, di sviluppo delle reti e delle imprese collegate. Questo è quello che c'è scritto in fondo, è interessante. Direi che bene. Vi abbiamo detto tutto. Benito, grazie. Grazie a tutti, ci vediamo a luna. Allora. Arrivederci. Sono le pratiche in stream. Voglio fare tanto che la
batteria, diciamo così. Allora, partiamo con un altro al fondo. Dunque, oggi vediamo alcuni grandi progetti del Comune di Sesti Levante, alcuni dei quali sono legati all'intervento FAS, in particolare sempre dal fondo, la passeggiata a mare, tutto arriva a Tegoso, no? Giusto? Sì. La passeggiata a mare, c'è un intervento da 1,2 milioni che termina, che è inaugurabile tra un anno, grosso modo, marzo 16. Secondo è l'opera di collegamento col ponte Calabria, passare al ciclo pedonale, sempre di riva, 1,8 milioni, che deve ancora partire, ma che parte a maggio. Sì, stiamo facendo anche alcuni che devono ancora partire, si sono connessi però a un progetto più generale con un'opera già partita. E poi c'è l'edificio pubblico polivalente al posto del cantierino, devo immaginare, giusto? Di 1,2 milioni, che finisce a marzo 16. Tanto per riepilogare un po' questi progetti FAS di riqualificazione dei centri intermedi, erano 8, se ne sono persi per sera 2, tra Sarzana e Loano, ne sono rimasti 6, che sono Sesti Levante, aiutatemi un po', Arco, il suolo superiore, Taggia, no, 20.000 abbiamo detto, 20.000 Taggia, va bene. Poi, già che c'era qui Valentina Ghio, abbiamo fatto anche il palazzo Fasce Rosse, che è buona parte già finito, ma che ha avuto un ulteriore finanziamento a FESE, e che porta al complesso dell'investimento a 5,8 milioni, sono qui riassunti, e questo intervento ulteriore finisce quest'anno, perciò altrimenti si perde. La media. Si perde. Poi presentiamo anche un intervento che costa un paio di milioni, di fondi Pesaro, grandi urbani, quella roba lì, no? E che è il recupero del forte Santa Tecla, non so la sigla che devo immaginare, eccetera. Adesso le Cassini, poi vi ho legato un po' insieme di post fatti fino a ieri, ciascuno di voi potrà poi seguire le parti per competenza. Ok. Pratica. Tode Vesco viene, non viene? È l'autorità portuale. Invece devo andare proprio in un'altra popolare. Vuoi sentire un attimo? No, avevo un incontro con il nuovo presidente, la nuova presidente. Poi bisogna pensare come continuiamo gli scopi di ieri. Domani sera, quando è finito, data. Comunque, non stanno mai d'accordo. È sabato? Parliamo dopo, eh? Per me? Ricordiamoci. Il numero uno del presidente. Programma pluriennale, una riscritta, 2007, Francesco Fiera, che si chiama. Poi, allora, numero... Se viene a mezzogiorno facciamo la riservata, perché poi c'è mezzo un'intervista. Numero 25, del vicepresidente. Indicazione per la indicazione per la realizzazione di aree critiche nelle unità di medicina interna. Può venire o no? Indicazione per la realizzazione di aree critiche nelle unità di medicina interna. Numero 27, vicepresidente, programma assistenziale per il triennio 2015-2017 per erogazione di prestazioni senza favori cittadini stranieri. Il numero 27, stanziamento anno 2015 in favore di farmacia a basso fatturato, modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo. Il programma di farmacie nuove, legge Monti, per capirci, sta andando avanti. Sì, abbiamo fatto la graduatoria e l'ultimo giorno possibile ci è arrivato un ricorso di un progetto, e quindi aspettiamo di cominciare le assegnazioni dopo che il TAR si è pronunciato.
Il numero 28, il vicepresidente, approvazione a denum dell'articolo 5,1 del lettera dell'accordo tra la Regione Liguria e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, regionale, direzione regionale dei Vigili del Fuoco Liguria per la definizione delle funzioni di volta medico incaricata. Poi il numero 30. Per questa sono i nostri medici che vanno a svolgere le funzioni di medico incaricato nelle sedi della. Numero 30, assessore Berlangeri, una riscritta, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria, Comune, Camera di Commercio, Unione Camere per l'attuazione del progetto relativo al riconoscimento del tempio di Genovese al mortaio, quale patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Poi, numero 31, assessore Boitano, legge 128 del 2013, edilizia scolastica. Approvazione della procedura di selezione per la formazione della storia del piano triennale 2015-2017 del piano annuale 2015. Prego un po' questo. Sì, allora questo è un bando per quanto riguarda le scuole che a noi dovrebbero essere, perché non c'è stato ancora comunicato ufficialmente, però grosso modo il Ministero ci ha detto che saranno circa 20 milioni che saranno assegnati alla nostra regione da ripartirsi nei prossimi tre anni. Noi facciamo un bando attualmente, perché il decreto è stato registrato il 19 l'ultimo di febbraio alla Corte dei Conti, quindi possiamo procedere, anche se i tempi sono strettissimi. Abbiamo chiesto con la nazionale, scusa, quanto ci toccherebbe a noi? Circa 20. Ci hanno detto in modo informale che deve riuscire in questi giorni. C'è questa problematica che i tempi sono strettissimi, abbiamo chiesto due mesi di proroga veloce all'interno, tutto veloce. Sì. Però ne daranno forse uno la prossima settimana, il coordinatore Emanuele Borghi, l'assessore della Toscana. Ma scusa, ma noi potremmo anche metterci un po' di olio paschi dentro, è quello lì che mi dice. È un bando. Quelli che non erano nei differiti, li facciamo fare lì. La domanda se contro c'è, se quelli che c'erano, quelli che erano dentro, quelli che erano fuori, li invitiamo, li invitiamo a fare, perché sono le differenti, comunque c'è anche altri che possono essere cominciati. Iniziati i lavori non possono essere strutture che hanno sviluppato finanziamento da tanti. Il resto poi possono entrare qualsiasi tipo di scuola pubblica. Va a gestire farsi in termini legali, fatto più bilancio. C'è questo problema qui dei termini, che adesso noi dobbiamo fare questa delibera qui. I termini sono il 31 di marzo, quindi entro il 31 di marzo bisogna che noi abbiamo fatto la graduatoria. Quindi tutto deve essere presentato entro il 21 di marzo per domani. Noi l'avevamo allertato, diciamo, un mese e mezzo fa con una mia lettera a tutti i comuni che ci sarebbe stato questo bando, eccetera. Probabilmente saranno di tempo, quindi il 20 di marzo diventerà il 20 probabilmente di aprile, però adesso per adesso è il 21 di marzo. Devono presentare la domanda, però quelli che erano interessati sono stati allertati per tempo, stanno facendo tutta la documentazione necessaria. Poi questa modulazione in tre anni dei 20 è lasciata un po' alla regione, quindi 23 anni, però se abbiamo domande sufficienti potremmo anche quasi utilizzarlo tutti su questa graduatoria. Lasciata un po' la ragione, perché non dobbiamo decidere adesso, si deciderà successivamente. Quindi l'affidamento dei lavori comunque rimarrà il 30 di settembre. Questo non verrà cambiato. I lavori dovranno essere affidati entro il 30 di settembre, anche le procedure di gara dovranno essere fatte in quel lasso di tempo. Questo termine il Ministero non lo cambia, ci hanno detto 10 giorni fa che ero io a rappresentare le regioni, proprio perché il governo Renzi vuole che i tempi siano. Cioè, voi essere avvantaggiati, avendo tante cose sul passo, dovrebbe avere i progetti, no? A Borghetto. No, c'erano tanti progetti pronti. Quali sono quelli che potrebbero transitare? Ma c'è anche i progetti delle province, cioè sono tanti progetti. Progetto, Savignone, sono tante. Scuole, tutte. Siamo per transitare anche Bollano. Non c'entra niente, ma l'ultima è. Hanno già inaugurato, però ci andremo il 16. Ma perché ieri si è diffusa la voce che si fa la visita? La visita ieri chi l'ha messa in giro? No. Siamo tutti matti. Basta.
Allora, una voce 23 ha spostato una cosa, dal 16 al 23 l'evento pubblico di presentazione del Feser. Appunto perché il 16 c'è questa cosa. Circolata una voce, ci siamo tutti gaventati in questa voce. No, io ho spostato al 23. Ne ho spostato l'altra, e chi era capito che si fosse spostato. Comunque è il 16. Vabbè, il 16, lo dico a Giovanni, in occasione di altre vicende che si svolgono davanti a Ligue, andremo a vedere la scuola di Limare, alle 9, al mattino presto. Ecco, presto, perché poi dobbiamo... Sì, sì. Che una delle scuole fatte con i soldi, no? È una scuola che è stata chiusa per i sismici, che tante volte ho chiesto al comune di dirmi com'è, stavolta non l'ho fatto. Sì. Va bene, basta, gli altri due, no? Sì, quindi mi sono qui, siamo obbligati a farlo perché aspettando una settimana, adesso al termine del 20 di marzo, quindi la scuola, insomma, quindi se va bene. Se daranno una proroga, daremo anche noi la proroga nazionalmente. Va da sé che se riusciamo a beccare un po' di finanziamenti nazionali, di progetti inseriti nel nostro FAS, soffriamo meno. E lo sappiamo adesso perché okay. Il nostro semestre va a fare. Bene, via. Allora, numero 32, assessore Rabaudi, vicepresidente. Contributo di solidarietà per la visibilità, impegna con valori fissi euro 10 milioni. Numero 33, questo è una cosa di esatto, no? Sì. Bene. 33, assessore Rossetti. Accreditamento strutture formative, macrotipologia, approvazione della valutazione delle domande di accreditamento della BIS e della DGE. Un secondo, molto disabili, ma la questione, diciamo, barriere. Erano rimasti con loro, perché mi ha scritto la Fiorina, non ha anche risposto. Andiamo avanti con le graduatorie, dobbiamo rivederle. Adesso è andato via già Lorenzo. No, la graduatoria andiamo avanti con la graduatoria che abbiamo. Avanti così. Andiamo avanti con le graduatorie che abbiamo. Anche perché non possiamo modificare, sono le graduatorie che sono tutte fatte con bandi regionali. Quindi cominciamo a darli. Certo, sì, andiamo a correre. Che poi tanti avranno annunciato, penso che andremo a coprire, penso un 70%, perché adesso milioni sarebbero stati necessari il doppio di quelli che abbiamo messo, però tanti probabilmente l'idea di cominciare a muovere. Cosa vuol dire che hanno rinunciato? Non so cosa hanno già fatto questo. No, mi dicevano così uffici che poi tutti non ci sono completamente, perché tanti persone anziane che sono mancati, eccetera. Ma in una prossima giunta ci porti un po' il quadro, sì. Perché di quella faticosa accordo di fine anno, di Capodanno, 30 dicembre. Questo mi sembrava un punto molto... No, ma andava bene anche... Ma ti ricordi che Pupo disse, lo dico non a te che non c'era, disse, ma può essere l'occasione per vedere se te va bene, se vai in lista. No, ma di fatti siamo già parlati con Pupo, per vedere le cose che volevo avere. Adesso è chiaro che non si possono cambiare i criteri retroattivamente, perché fanno male dei criteri vecchi. Per il futuro... Quindi c'è una sconfortazione comunque tra i soldi che abbiamo messo in campo. Ci speriamo in... Sono consistenti, ma e le domande che c'erano. Poi, adesso anche rivedendo la normativa ISE, gli accessi, ISE potrebbe essere l'occasione anche per rivedere le regole e stringere un po' in modo che, avendo meno risorse delle domande, si dia la priorità a chi ha più bisogno, anche in termini economici. Ce l'ha portato un po' di decisioni, diciamo, stimare, un po' un quadro. Poi magari lo andiamo anche un po' pubblico bene, alla giunta. La ricaduta del milione, cioè quanti ne soddisfiamo, che tempo, più del 50, non so se è 60, 70, o più del 50% delle domande fatte. Ecco, il numero se ce l'hai posto, sì, va bene, sì. Ok. Numero 34. Mentre qui siamo, è sempre vero che era a maggio con il fondo, è sempre vero che arriviamo a maggio o stiamo migliorando? Stiamo migliorando con la minore, arriviamo oltre maggio con la proposta di bilancio, dovremmo arrivare a settembre. Sostanzialmente facciamo due terzi dell'anno. No, perché maggio chiaramente è una data critica, perché magari 8-9 mesi, a seconda di quanti sono. Perfetto, bene. Numero 34, assessore Rossetti, approvazione schema aggiuntivo addendum concessione tra Regione Liguria e Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto il forte della Nunziata. Che numero è questo?
La 33 l'ha fatta? No, l'abbiamo fatto tutti. Anche io non devo farci. Siete distratti. Poi 35, assessore Rossi, legge regionale 2014, articolo 8, sostegno della regione Liguria alla realizzazione delle edizioni 2015 del Giro d'Italia di ciclismo, modifica e integrazione alla deliberazione, anche assessore Berlangeri. Ecco, qui dicevo nei giorni scorsi di fare un po' il punto del comune e poi di fare rapporto con la CS. Sì, ma abbiamo una riunione convocata la settimana prossima, verranno giù anche qua. Poi con il DRCS per definire gli ultimi aspetti dal punto di vista... Lì va andata bene, se chiudiamo la partita dei comuni ed eventualmente di qualche sponsor, se non ne avessimo, poi possiamo decidere cosa fare delle risorse per gli eventi. Ormai bisogna anche programmare questi eventi, se no marci, quindi... Se no, un po' di eventi ce l'abbiamo. Il numero 36 dell'assessore Vesto, che ha delegato l'assessore Lucinelli, preso atto verbale, accordo e autorizzazione di Savona per prosecuzione utilizzo lavoratori provenienti dai cantieri di Pietra Ligure, impegno di spesa di euro 60. E i cantieri scuola fino al 31 dicembre. E poi il numero 37 dell'assessore Lucinelli, modificazioni al regolamento regionale 6 del 13 dicembre 2012, attuativo dell'articolo 29 della legge regionale 22 del 2007. Fuori secco. Faccio un salto su. Allora. Del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della regione Liguria alle iniziative varie. Del vicepresidente, trasporto in deroga sul medesimo automezzo e contemporaneamente di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diverse categorie, linee guida accordo conferenza unificata. È una cosa che era abbastanza semplice, ma la nostra capacità di complicare le cose molto banali. Aiuta i piccoli macelli, lo dico soprattutto a Barba, perché secondo l'interpretazione che adesso si è superata, per raccogliere gli scarti di lavorazione dovevano andare più mezzi, uno a raccogliere le ossa, l'altro a raccogliere non so bene che cosa, la pelle, quando banalmente appena guardata, ma scusate, se hanno dei contenitori diversi in cui li mettono, non... perché è uscito il caso di Sassetta, ma ce ne sono tutti così anche nelle altre province, parte un camioncino e sarebbe dovuto andare o tre volte o tre diversi. Scusa, ma quello di Rocchetta del Gallo nero? Non ho avuto notizie, e anche di Ufficio non ho avuto notizie. Si è piantato, cosa è fatto? Si è piantato. Così non si poteva fare, e gli abbiamo dato dei suggerimenti, ma non stiamo studiando come attuarli. Comunque, questo è tutto un settore che è un disastro. Questo? Tra l'altro, tutte le normative sono anche contraddittorie. Io faccio solo un esempio: sono normative nazionali, europee. Perché, per esempio, tu per macellare devi fare tutti questi casi. Poi io sono un cacciatore, mangio un cinghiale, lo prendo, lo apro, mi prendo il fegato, me lo cuocio, me lo mangio, tiro le viscere, lo butto lì. E dico, invece, per la macellare un agnello, vino di pochi mesi che lo devo vendere, non lo posso vendere, cioè, è un delirio. Ci sono anche una cosa, è sconvoltolella, voglio dire. No, ma voglio dirti una cosa, non ho mica capito. Sul gallo nero lì abbiamo litigato 3-4 riunioni. Di frattaglio, no? Cioè, ogni volta... Buone, però, Tra l'altro, si dovrebbe... Il frattaglio di pollo si consuma eccezionale. Andiamo avanti, ragazzi, dai. Andiamo avanti. Allora, del vicepresidente, rinnovo con variazioni dell'accreditamento istituzionale all'associazione Mai Soli, ONLUS, Centro di Riabilitazione per Autistici di Genova. Buttarla sul rognone. Contro di me. Stai attenta, perché c'hai uno che quelle cose lì le non fa. Non me ne parla.
non te ne dà, te ne dà da mangiare, è cotte, no? Quindi no. Ormai quando ti dà da mangiare, barba, dilla, sai come c'è, dilla, ormai basta, dai. Cattaglio, determinazione 30 dicembre del vicepresidente, 30 dicembre 2014, situazione dei centri prescrittori medicinali per l'epatite C o lisio e integrazione dei centri prescrittori Sovaldi. Comunque sono che andiamo. Allora abbiamo, siamo tra i primi in Italia a fare tutte queste cose ed è uscito, sono usciti due nuovi farmaci, è uscito un nuovo farmaco, quindi ne abbiamo due. E abbiamo esteso i centri di prescrizione. No? Adesso i primi si abbasseranno anche un po' i prezzi. Se questi fanno dei cartelli. Che... però insomma, i primi 100 pazienti. Guarda le patite, si guarisce. La C si guarisce. La C è più grande, no? La C è quella che è con il cronico. Che ormai si che diventa cirrosi. La C è quella che non si guariva mai, non siamo più. La A non cronicite, la B sono vaccinati. Sì. Ti conviene evitarlo, però un negrone ogni tanto. Un negrone. Un negrone. Negroni al giorno leva il medico di torno. Prima ti viene la steatosi, poi ti viene... Oh, a me non mi viene niente. Saremo assolutamente ricoverati per aver fatto questa conversazione. Poco educativo. Grazie, avanti, del vicepresidente, poi assessori Buccinelli e anche Rossetti, riprogrammazione, programma attuativo regionale, paragrafo SC 2007-2013, riduzione di impegni diversi per complessivi euro 2.050.650,36. Collegata alla prossima. Con quelli che recuperiamo 2.050 per il Soprom e poi dovremo recuperare 2 milioni per il DRDM. E l'altra invece, dell'altra sempre, riprogrammazione. Questo è il finanziamo con Prom, con Prom, sì. Sono. Da un lato li pretogliamo e dall'altro li del Presidente, approvazione schema di accordo tra la Regione Liguria e la Regione Calabria per... Con oggi quindi è finito con Prom, con oggi. Quindi adesso la palla passa alla passa, la giama. Adesso c'hai i soldi per i soldi. C'ha tutti i soldi. Dopo invece l'approvazione del Presidente, approvazione dello schema di accordo tra Regione Liguria e la Regione Calabria per l'uso del sistema SVCPT per la gestione dei dati dei conti pubblici territoriali. Poi sempre del Presidente, adesione... Ma non gli stessi conti. Siamo messi male i carabelli. I carabelli non si può dire, sono messi male, che non facendo i rendi conti non si può accertare. Non si può accertare come sono messi. Quindi il nuovo sistema è perfetto. Presidente del Presidente, adesione della Regione Liguria al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e adozione del ruolo di intermediario per gli enti liguri, approvazione schemi di accordo. Volevo dare un'informazione come ho fatto un po' a mia collega di assessore informatico, non di questo che non conosco sinceramente. Ci sono ancora un po' di discussioni, diciamo, su questa cosa di IVA, che dipende anche dal soggetto a cui tutti interfaccia. Secondo le valutazioni che mi danno i dirigenti, per risparmio del consorzio quest'anno potrebbe essere 5,3 milioni di euro. Non poco, buono, insomma. Ma mi diceva gli uffici, qui socializzo, poi magari diamo un incarico, che secondo loro si può fare un risparmio grosso anche sulle elezioni regionali. Non facendo, ma che non sarebbe un errore, nel senso che secondo i nostri uffici si può fare in Spagna anche abbastanza significativo, quanto milioni, quindi potremmo dare un indirizzo a provarci, insomma, non so, anche un po'. Sì, nel senso che sono straordinari varie cose, diciamo, c'è un... qualche riduzione a livello di normativa statale. Poi abbiamo visto proprio alcune regioni che nelle ultime elezioni hanno messo dei tetti di risarcimento di recupero per
ponendo dei tetti, in questo modo abbiamo fatto che ci potrebbe essere. Come se ci fossero le schede prevotate si risparmia anche le matite. Anche nominative. Quanto si spende per votare? Ripetilo. Abbiamo circa previsto circa 6 milioni. No, vuol dire che il dottor Turno, al di là del consenso di polizia, costare 6 milioni di euro, francamente. Fai tante 6 milioni magari no, perché non c'è. No, perché tutte le spese di seggio sai, il materiale è più o meno lo stesso materiale, ci sarà una percentuale del 10% di aumento, poi da pagare ascoltatori presidente. Ascoltatori presidente, scheda. Schede. Non è un raddoppio. Però le spese più grosse normalmente sono per il straordinario degli uffici, che raddoppia. L'allestimento del. Quando raddoppia, forse no, forse magari no, in un caso. Si occupa, gli uffici comunali si occupano della prima parte, dell'allestimento, del consegna schede. Vabbè, insomma, sembrerebbe che da queste due voci qui possono uscire 6 milioni di economie, sono ancora 5 da l'IVA, e adesso poi ho fatto due incontri separati. L'IVA l'abbiamo già portata. Si conferma. Sì, sì, perché è una cosa rilevante. Sì. Poi ho fatto due conti separati, ho individuato anche un arbitro. Ci vediamo un attimo. Sembra una cosa. Ho chiesto a Piero lì di fare un po' da. Sentilo un po'. Povero. Per ricordo, ho voluto la bicicletta, no? Quindi dovremmo risparmiare circa, cioè si dovrebbe confermare risparmio attorno ai 5 milioni di euro che poi si consolidano. Mentre sulle riserve di infortuni sembra che si possano essere dei margini, 5 milioni mi sembra. Quello invece non è previsto, no? Quindi andrebbe avanti. Allora, del presidente, costituzione del polo regionale di fatturazione elettronica. Che vuol dire questo? La situazione elettronica è il pubblico amministratore non può più accettare procure che non siano presentate in formato elettronico, per cui dobbiamo pensare dell'assessore Guccinelli, Sportfest Ligure 2007-2013, linee di attività 1.4. Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali, proroga termini, presentazioni di domande a valere sulle modalità attuative. Sì, è il bando per le alluvioni di novembre che scade oggi, il 27, però oggi c'è una situazione che a fronte di 853 modelli E che erano stati depositati presso le Camere di Commercio, sono state presentate 450 domande al bando, d'intesa con la Camera di Commercio. Si fa una proroga fino al 10 di marzo, le Camere di Commercio scriveranno a tutti i potenziali beneficiari per il non lo so, non c'è una spiegazione. C'è una spiegazione. Diciamo di nuovo oggi in conferenza stampa. I due bandi di ottobre stanno dando bene perché alla data di questa mattina abbiamo erogato 16 milioni e 8 a 1.364 imprese, un po' di più perché se sommiamo i due bandi sotto e sopra i 40 erano circa 2.000 i potenziali beneficiari, no, sono circa 2.000 e siamo a 1.400, però siamo a un buon punto, oltre due terzi. Dillo di nuovo oggi, dai. Bene. Dell'assessore Rossetti. Volevo dire, non c'entra niente, non solo che non c'è niente, perché abbiamo visto Cina ieri sera qui, eccetera, e sono tutti orientati a confermare in Nautico, eccetera. Magari risolvere la questione lettera, però non so se è risolta. Ho tenuto lo scorso anno che si era impantanato nei nostri anni, diciamo. Ma gli autotacoli praticamente.
potrebbe essere molto silenzio, ben capito. Quindi ci sono tutti intenzionati a procedere il 30 settembre 5 ottobre, mi sembra, no? Anzi, il 30 settembre 5 ottobre. Sì. Sembra che vada. Andiamo. Poi dell'assessore Rossetti, individuazione dei capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla legge 26. Poi assessore Rossetti e assessore forse Barbagalli, sì. No, non sbagliamo. E parta allora. Deliberazione numero 1 dell'11 gennaio 2015 del Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense concernente il bilancio economico di previsione. Poi dell'assessore Cascino, comune di Chiavari, accordo di programma per approvazione sua in variante al PRG per il recupero dell'ex colonia SAR, con consensuale rilascio dell'autorizzazione paesistica del permesso di costruire. Si sarebbe chiuso sta fase. Sì, si può iniziare. Adesso dobbiamo sottoscrivere l'accordo del programma con il comune, può partire il cantiere e il lavoro, insomma. Vabbè, se volete spiego un attimo, sì, ma sì. Lo stesso. No, 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 va bene. Sì, all'interno, insomma, della struttura viene realizzato un nuovo albergo con 35 stanze doppie, no? E i piani più bassi, che sono quelli più, insomma, più estesi. Dopodiché i piani alti ci sono le residenze, no? Sia lì che nella torretta. Viene fatta una spa a livello interrato con i parcheggi pubblici e privati. E fuori c'è tutta la sistemazione della passeggiata, del lato mare, i giardini, no? E i collegamenti tra la passeggiata e la via Preli, quindi insomma un'operazione che insomma, era ferma lì da tanto tempo, no? Che finalmente proprio... Mi ha detto Pina per il contratto quel giorno lì che c'è lui o c'è anche lui, quello che fa il palazzo Grillo, no? Quindi è chiuso? Sì, l'operazione è chiusa, quindi diciamo che diamo una nuova prospettiva a quell'area, no? No. Però non avrei anche un onomastico, tra l'altro. Al santo, sì, il 17 settembre c'è l'arcangelo. Oggi c'è l'arcangelo. Sì, però San Gabriele è sotto della Dolorata. Le più distanti di me sono sfuggite. Com'è la storia? Il Teronico, che qui c'è un arcangelo di Gabriele, non Gabriele, non San, come gli Abruzzesi. Come con Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. Sono due santi. No, ma tu sono i santi, no, perché quello è un santo e uno è un arcangelo. Il santo dei Teroni. Perché l'arcangelo di Gabriele ci pare, c'è tutto un movimento organico. Dove che c'è un movimento? Sud, no. Beh, ma il santo è abruzzese, sai che il santo San Gabriele è protettore degli abruzzesi, c'è anche San Gabriele la città. Mentre l'arcangelo, sai, se non Michele, Gabriele e Raffaele, vedi lo sappiamo. Poi aspetta lui, ha regalato un libro sulla cristologia. Vale. Allora, ci sono degli argomenti. Allora, uno dell'assessore Rossetti, di adesione al progetto Una scuola amica per l'identità plurale, presentata da UNICEF tra il Ministro degli Affari Esteri nell'ambito dell'avviso pubblico di selezione dei progetti di informazione educativa allo sviluppo promossi da noi. Poi, un altro argomento dell'assessore Rossetti, complesso regionale Teatro della Gioventù, indirizzi. Sarà meglio fare con Rossetti per esempio, non c'è la allora, facciamo dopo. Sembra che si va a conflitto, però politicamente ci sia anche una divisione. E poi invece del vicepresidente, sempre un argomento, anche questo. A questo punto no, ma solo una comunicazione dell'assessore Paita. Sulla donazione CONAI per acquisto cassonetti di sostituzione delle attrezzature disperse per alluvione. Giusto un attimo. Allora possiamo finire, no?
facciamo le parte. Gabri, poi però ce la puoi illustrare anche dopo, non è che serve di una cosa. Allora, qui si può spegnere, perché sono tante, perciò che ho un po' per...